giusto e mettere il cuore in ogni cosa che fai. Il tempo è il filo di una collana e in ogni perla avrai tutta la gioia che di persona ora vivi con noi. Oh, 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 c'è una casa ai confini nel tempo, non molto lontano. Oh, 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 nel futuro passato si va in contromano. Oh, 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 di sicuro un minuto non cambia la tua età, ma un minuto in più con noi ci cambierai l'eroe. Questa nuova puntata di Extra Time, il tuo guest in onda, siamo ancora alle porte di Padova, nella zona sud, parrocchia di Cristo Re. Benvenuti. Siamo con il parroco Don Franco. Spiegaci com'è organizzata un po' la giornata. Diciamo che il nostro guest è strutturato due settimane e per tutta la giornata, dalle 8:30, diciamo, per cui deve ai genitori che vanno a lavorare presto, oppure dalle 9 fino alle 17:30, cioè tutta la giornata i ragazzi possono, ecco, partecipare al guest. Chi vuole però, ecco, può fare la pausa tornando a casa. Un centinaio si fermano e 100 invece, 85 sono tutti quanti i ragazzi che frequentano il nostro guest. E la giornata appunto è strutturata come un inizio di accoglienza, poi la preghiera, il tempo del gioco divisi in tre squadre che hanno una lunga tradizione: la San Giorgio, la Folgore e la Fox sono squadre che già dagli anni 60 si sono formate e i ragazzi continuano questa tradizione continuando proprio a giocare con queste tre squadre. All'interno della pastorale parrocchiale questo è un tempo importante, non è un tempo di riposo o di vacanza spirituale, quindi il guest può servire anche a questo, insomma, a tenere vivi certi aspetti della vita. Sicuramente, ecco, per noi il guest è una continuazione del cammino catechistico dei ragazzi, nel senso che magari si parla meno di tutto ciò che Gesù ha fatto, ma si cerca di viverlo. Di viverlo attraverso le esperienze della condivisione, attraverso le esperienze della gioia, le esperienze dell'essere amici di tutti, del riuscire a perdonarsi, a vivere, ecco, con l'atteggiamento di chi vuole costruire comunità. Entriamo nel campetto dietro la chiesa della parrocchia di Cristo Re a Padova, alle porte di Padova. Vediamo tanti bambini che giocano. Ci facciamo spiegare da una delle animatrici, una delle responsabili, Anna, che cosa sta succedendo in questa ultima giornata. Anna, vero? Com'è organizzata quest'ultima giornata? Sì, siamo proprio arrivati all'ultima giornata del guest. In questo momento abbiamo i bambini delle elementari che stanno giocando a palla avvelenata. Sono divisi in tre squadre, ora si stanno sfidando principalmente due. La terza squadra è in panchina che sta guardando e sta tifando. E purtroppo però qui, infatti, abbiamo detto che ci sono solo le elementari. Non possiamo vedere le medie perché sono in giro per il quartiere. Una mega caccia al tesoro organizzata da un gruppo di animatori. E la caratteristica di questo guest è cercare di conquistare più scalpi possibile. Gli scalpi sono i punti che fanno vincere la squadra. Oltre a sentire la mia voce come animatrice, è bello sentire i veri protagonisti di questo guest, che sono i bambini. Per esempio, andiamo da loro, che sono in questo momento la squadra in panchina, cioè che sta aspettando di giocare. Francesco, che gioco dovete iniziare a fare? In questa mattina, di ultimo giorno di guest, la squadra Foz e Folgore stanno giocando, mentre la San Giorgio, che siamo noi, stiamo aspettando per giocare a palla avvelenata, che è un gioco, c'è un rettangolo abbastanza grande, il quale una squadra sta dentro e una squadra sta all'esterno. Quella con la maglietta di Mini Topolino, che si chiama Lucia, potrebbe dirci che cos'è che le è piaciuto di più di questo guest?
è piaciuto tutto perché il Grest mi piace sempre. Quest'anno mi è piaciuta in particolare la scenetta perché l'hanno fatta un sacco di ragazzi nuovi che non l'avevano mai fatta, e l'impegno degli animatori che è stato bellissimo perché hanno preparato un sacco di cose fantastiche. Ok, grazie. E ragazzi, com'è che si chiama il Grest di quest'anno? Extra Time! Ecco, stiamo andando nella stanza dei laboratori per vedere qualche esempio di queste due settimane. Iniziamo a raccontarvi un po' le nostre esperienze di laboratori. Il primo con Pietro, quello sui sassi. In un laboratorio con i sassi prendevamo un sasso, prendevamo un po' di colori a tempera e decoloravamo i sassi. Io ne ho fatti 5 e questo è uno che ho fatto io. Ecco, allora con Fabio raccontiamo un altro laboratorio, quello sulle cornici. Gli animatori ci hanno dato un pezzo di cartone, noi con vari tipi di pasta, abbiamo i legumi, abbiamo creato delle cornici. E qui, su questa cornice qui, ci sono dei fagioli e dei legumi e tantissimi tipi di pasta. E adesso Martina ci racconta come l'ultimo, un altro esempio di laboratorio, quello sulla pasta di sale. Allora, gli animatori ci hanno dato un pezzo di pasta di sale e ognuno faceva una forma che voleva con la pasta di sale. Ad esempio questo. Qua un bambino ha disegnato un sole con un drago. Forza ragazzi, sta per scadere il tempo! Extra time, che forza questo rest! Convince i suoi amici di Rucrack, saranno nostri amici di Rucrack. Insieme ad Amiga, che ci accompagna di Grest in Grest, ci diamo appuntamento a lunedì alla stessa ora per le nuove puntate e domenica, se vorrete, per riascoltare tutte quelle di questa settimana alle 14.15 su Telechiara. Ciao ciao! L'ordine giusto è mettere il cuore in ogni cosa che fai. Il tempo è filo di una collana e in ogni perla vai.